Ciao ragazzi e ragazze, setting particolare con virgola. Con virgola qui sotto, vieni virgola, vieni. No, non viene. Visto che volevate sempre vedere virgola, post partita di Inter, Milan, anzi Milan-Inter, ma ho dimenticato una cosa. Hola! Eccoci con il vero post partita. Il mio cane? Vieni, 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 vieni. Ok, post partita dopo qualche ora ormai. Post partita dove io oggi ho lavorato a Milano tutto il giorno vestita così. Li abbiamo schiacciati. Io odio doverlo dire, ma avevo un'ottima impressione sin dall'inizio. Odio doverlo dire perché, io vi dico la sincera verità, non ci contavo così tanto, nel senso che io credevo di avere una buona impressione, ma non ero proprio sicura che le mie impressioni fossero corrette, o meglio, con l'Inter non ci si fida mai. Invece abbiamo vinto, li abbiamo surclassati. Non voglio parlare dell'arbitro. Anche se questo non toglie la sua responsabilità, sicuramente però ritengo importante parlare del fatto che evidentemente non avremmo dovuto lasciargli lo spazio per sperarci di nuovo. Però noi siamo l'Inter, soffriamo e quindi va bene così. Il mio fioretto vale, virgola. Virgola, è qua che guarda. Eccola. È qui che guarda con me. Virgola, tu cosa dici dell'Inter? Virgola è molto contenta della partita vinta. Era con me sul divano a guardarla ieri. E niente. Andiamo avanti. Sono cotta. Amala, ci sentiamo per i pre-partita di Sassuolo. E nel frattempo vi lascio con una chicca. Se noi non avessimo segnato al settimo minuto, non saremmo entrati in area neanche all'ottavo, nono, al decimo forse. Ma chi lo sa che il gol di Mkhitaryan non l'avremmo fatto lo stesso. Pioli!